Un saluto da Alfredo Giuliano, siamo a San Fili, via Destre, centro storico, e voglio presentarvi quello che è il mio candidato. Non a caso io non ho scelto un candidato a caso. Intanto si chiama Alfredo come me, e quindi già è una garanzia. Poi si chiama Alfredo Lofeudo, candidato con Vista la forgia. L'Istera Forgia. Ha qualche altro nominativo, così cerchiamo di non confondere le persone? La forgia. La Forgia, ecco, ricordatevi San Firenze, vi spiego perché lo possiamo e lo dobbiamo votare. Questo è un quartiere che stava praticamente, era a grosso rischio. Sappiamo che anche la carenza di fondi non permette alle amministrazioni comunali, alla regione, di arrivare a rimettere su tutti gli immobili fatiscenti. Questa è un'area, come vedete, che sembra messa bene, ma non c'è più nessuno. Non vi abita più nessuno perché da questa parte purtroppo il Padre Eterno li ha portati in cielo. Quindi siamo tra le poche. E allora qual è il pregio, il valore aggiunto di Alfredo Lofeudo? Chi ha salvato questi immobili? Vedete? Questa era una casa fatiscente, proprio il fatto che questa casa era stata del tutto abbandonata nonostante i ricorsi fatti all'amministrazione, ma lo sappiamo, non per scusarla, perché purtroppo quando mancano i fondi è difficile. Ebbene, Alfredo Lofeudo si è fatto carico da solo, perché non è soltanto un gastronomo eccezionale all'università, è un, come dire, è un artista vero, ma ha cominciato a lavorare fin da piccolo e ha praticamente salvato. Perché questo immobile purtroppo era passibile continuo di infiltrazione. L'acqua piovana intanto giungeva dai tetti, si infiltrava attraverso i muri e finiva per entrare in questa casa che è stata addirittura ripristinata, rifatta, riattata da poco, e entrava lo stesso da casa una famiglia di Milano, di tradizione sanfilese, di Porta Nuova, eppure trovavano l'acqua in casa. E quest'altro immobile qui di lato, che era un altro immobile, soprattutto la parte più in alta di questo immobile, questo a fianco erano suscettibili di un crollo, perché acqua oggi, acqua domani, un immobile abbandonato. Quindi Alfredo li ha salvati. Hai sentito l'esigenza di salvarli Sì, questi? e con pochi euro ho salvato il salvabile. È venuto un bel lavoro, quindi non c'è rischio né per noi che siamo di fianco, né per Grazie la per aver signora che guardato il adesso è nostro andata video. via a Se vuoi lascia un Milano. È commento e tranquilla iscriviti al adesso. nostro canale per Sono rimanere partiti sempre già. aggiornato Sì, sulle novità se non e sbaglio, per sì, avere sono una già base. E partiti. se vuoi Sono conquistare partiti. queste Questo è un basi, il quartiere video purtroppo e le ormai transazioni per dire è ci vuole un po' di spopolato. impegno, con Molto pochi bene. soldi e un po' Avete di concluso? impegno si Bene, può. da quanto tempo Ok. hai iniziato a fare lavori che riguardano la muratura, Vabbè, l'edilizia? io da 13 anni ho cominciato dopo le scuole medie, frequentavo la scuola alberghiera, però mi dedicavo pure a altri mestieri. Da piccolo il mio maestro è stato mio padre, che È già è tutto. un maestro. Un grande allenatore, un maestro di vita, è Però ne ho tutto. avuto altri che ho spezzettato nella mia vita, tra cuoco Sei un e... rubamestiere perché impari Bravo, facilmente mi qualsiasi piacevano, mestiere. mi piacevano. Duttile, eccezionale, voluto bene anche dai Mi adatto a cacciatori fare perché tutto e tu lo rispetta sai. l'ambiente. Vediamo un attimo Sì, questa casa qui, vediamo. vediamo un attimo l'interno di questa casa, che è realmente una casa che a vederla non si ci poteva neanche entrare. Era difficile, guardate qui, la No, la pulizia. uso. Certamente, le case vanno abitate, la usa come legnaia, significa che c'è una persona che si occupa dell'immobile perché lo abita e lo abita anche attraverso tutta una serie di attività che si svolgono per una famiglia. Qui praticamente non si poteva neanche entrare, era una situazione davvero precaria, quindi acqua dappertutto. E vogliamo salire su che facciamo vedere soprattutto la parte che lui ha salvato. Vedete, questi sono muri ormai friabili dove l'acqua pioveva, quindi c'era il rischio disastro. Le travi qui giocavano. Gli immobili rischiavano di crollare, poi è facile dire che è successa una disgrazia quando poi alla fine, ecco,
qui era, non si poteva neanche entrare. La notte delle magari. Sì, qua. Sì. Vedete? È stata rimessa in sesto, sarà asciutta per tutto l'inverno, saranno asciutti anche gli immobili, perché ha individuato anche le crepe. Sì, sì, ho testato già con le prime piogge, ti ricordi prima? Certamente, l'acqua ormai entrava soprattutto, ma dalle prime a quelle pluvialmente più importanti le acque ormai entravano. Erano degli inquilini di casa, insomma, l'acqua entrava. E gli immobili cominciavano a presentare crepe e cedimenti strutturali importanti. Ecco, qui è avvenuto il miracolo pure. Tutte le tegole nuove che abbiamo messo. Quindi ha rifatto lui di suo pugno, con i suoi soldi, senza chiedere nulla a nessuno, ha rifatto per intero il tetto, perché dal tetto oltretutto, oltre al fatto che le infiltrazioni, vedete, le ha individuate e le ha chiuse. Le ha individuate e le ha chiuse. Cioè ha salvato quattro immobili. Allora, quando noi, non perché siamo qui adesso in questo immobile a testimoniare il lavoro che ha fatto, parto sempre dall'idea, no? L'ho detto poc'anzi, che a noi non servono i plurilaureati in un'amministrazione comunale. Serve un sindaco e servono persone del fare, che sappiano fare, insomma. E abbiamo Alfredo che si sarà chiamato per curare il centro storico, sì, per individuare anche sicuramente, perché se i cedimenti. Non capisci la materia prima, quindi non puoi andare a operare. Se uno ti imbroglia, devi sapere di che cosa si tratta. E noi possiamo garantire che, sapete che io non sono ruffiano, che la sua candidatura è una candidatura DOC, a denominazione d'origine controllata. Perché ti sei candidato, Alfredo? Mi sono candidato perché ho scelto di candidarmi. Ne ho sentito la necessità. Perché abitando qua, tu lo sai. Perché abbiamo parlato spesso, avevamo visto. Sì, dobbiamo intervenire. Questo quartiere era totalmente abbandonato. Sì, sì, abbandonato. Era abbandonato. Ci doveva essere una persona, perché io sono anche dell'idea. Cerco che. Di... che in fondo l'amministrazione è come la politica nazionale, no? Sì, sì. Ci sono i parlamentari che sono deputati di origine pugliese, si occupano della Calabria, qui abbiamo un paese dove i quartieri sono parti di una nazione, per dire, e deve esserci un rappresentante di questo quartiere, deve essere curato. Non possiamo neanche dire, tra altre cose, che lo votino, perché abbiamo detto questa parte del centro storico è disabitata. Però io invito personalmente ai cittadini di San Fili, che sono fuori dal centro storico, lontano da Via Destre, da Via Concezione, di pensare ad Alfredo Lo Feudo, perché non dovrete andare a cercare personaggi astratti. Andrete da lui direttamente a dire: Alfredo, ho un problema qui nel centro storico, e sarà consigliere semplice o assessore, saprà relazionare al sindaco, agli assessori, alla giunta, quali sono i reali problemi, perché fino adesso questo non era stato fatto. E con Alfredo Lo Feudo abbiamo una garanzia, una persona che si impegna. Sicuramente. Giuri di impegnarti solennemente. Sì, sicuramente. Farò da tramite tra comune e cittadinanza. Per i problemi che abbiamo qua nel centro storico, sicuro, 100%, garantisco, io ho messo la faccia per questo. Allora, da questa casa diroccata, che era vicina al crollo e si portava gli altri immobili vicino, salutiamo Alfredo Lo Feudo e invitiamo la popolazione, realmente, se ha un voto da dare, a darlo alle persone che fanno, che sanno lavorare, che sanno costruire, che sanno riparare un tetto, che sanno rimettere in sesto una casa al limite del crollo e riparare un quartiere che poteva essere, perché poi è facile dopo dire quella casa è crollata quando non c'è nessuno, e lui è la salvaguardia. Qualcuno dirà, ci abita pure, certamente, ma quando i cittadini abitano e crollano con gli immobili perché non sono in grado di ripararli? Quindi...
È tutto per il momento, vi lascio insieme a quello che è il mio candidato, il candidato Alfredo Iuliani, spero di non portargli sfiga. Un saluto da Alfredo, da me e dall'altro Alfredo. Alfredo, Alfredo Lofeudo, candidato con la Forgia. Con la Forgia, ti lascio in penombra, ecco qui.